Una delle emozioni primarie insite nell'essere umano è la paura, un'emozione primaria di difesa, provocata da una situazione di pericolo che può essere reale oppure evocata dal ricordo prodotto dalla fantasia. La paura è spesso accompagnata da una reazione organica che prepara l'organismo alla lotta o alla fuga. Evolutivamente parlando, la paura nasce con la funzione di salvavita, permette di difendersi, serve a scappare e a sopravvivere. Questa emozione è ricorrente nei racconti e nelle storie di vita dei nostri pazienti, che però arrivano in struttura incapaci troppo spesso di saperla riconoscere, di saperla ascoltare e soprattutto vivere e gestire in modo sano. Nel lavoro in comunità incontriamo quotidianamente persone che hanno smesso di sentire, che hanno cercato di anestetizzare emozioni insostenibili o che non hanno mai imparato a distinguerle. Spesso l'unica cosa che riuscivo a sentire era che stavo male, che ero molto agitato, che avevo una morsa allo stomaco, ma senza riuscire a capire il perché. Ero un bambino molto timido e silenzioso, ma molto attento e sensibile, soprattutto alle opinioni e alle critiche altrui, a tal punto che ciò che dicevano e facevano gli altri di me è diventata la mia identità. La mancanza di autostima, la paura di sbagliare, l'incapacità di compiere scelte mi hanno immobilizzato. Avere paura di se stessi, di ciò che si è e di ciò che si può diventare. Non ho mai avuto paura di niente, sono cresciuto per strada, mi sono trovato sempre di qua. Ho sempre avuto paura di essere abbandonata dalle persone che dicevano di amarmi. Con l'alcol riuscivo ad assumere un atteggiamento più distaccato, a non pensarci, a non farmi risucchiare dal senso di vuoto che altrimenti avrei cominciato a provare. Mi chiamo Libero, ma libero veramente non sono mai stato. Ho usato tutti i tipi di sostanze e di farmaci per mettere a tacere la paura, i timori, le emozioni. Ho condotto una vita allo sbando, come si può facilmente immaginare. A un certo punto ho detto basta e per fortuna ho chiesto aiuto. Con fatica e con il tempo sono riuscito a passare dall'isolamento, dall'essere paralizzato, a sentire finalmente qualcosa. Ho dovuto fare tutto un lavoro di riconoscimento delle emozioni per imparare a rieducarmi a delle reazioni. Le emozioni non ascoltate o inespresse con il tempo si tramutano in forme che bloccano e paralizzano, lasciando spazio nell'uomo a fobie, a panico, all'isolamento, a percezioni distorte di se stessi e degli altri, in alcuni casi alla depressione e alla violenza. In un percorso residenziale si lavora nel quotidiano per favorire nel paziente un processo graduale di riconoscimento dei propri stati interni. Con alcuni pazienti è un vero e proprio percorso di rieducazione delle emozioni che avviene in più fasi: riconoscerle, accettarle, anche quando fanno male, modulare le reazioni in modo funzionale e non più distruttivo. Ciò avviene più strumenti terapeutici, uno dei quali è il teatro. E qui ci sono gruppi, attività, il canto e soprattutto per me c'è il teatro. Il teatro diviene un'occasione di gioco di ruoli, consente di esplorare emozioni, serve ad autosservarsi e a sciogliere paure e resistenze. Può essere un valido aiuto per rivivere esperienze da prospettive emotive differenti, può consentire di scoprire parti di sé nuove, mai usate, oltre ad aumentare la capacità di empatizzare, di mettersi nei panni dell'altro. La teatroterapia consente di superare blocchi emotivi ed è particolarmente utile a chi ha problemi di timidezza, difficoltà relazionali, disagio nell'esprimere il proprio parere o parlare in pubblico, per chi ha paura di affrontare situazioni in cui si è esposti alla presenza e al giudizio altrui. Il teatro è servito a liberarmi e a purificarmi. E mi sono liberato da ciò che mi faceva soffrire. E alla fine, libero, si è liberato. Ho sempre avuto paura di tutto, di quel che è accaduto e mi è mancato. Ma voglio tornare a vivere,
di sbagliare la meta. Non voglio essere lasciato, vorrei essere amato, vorrei tornare da te. Ora sto volando, nulla mi è precluso, l'amicizia mi rafforza e sicura è la mia mano. L'amore che io cerco non è poi così lontano. L'amore che io cerco non è poi così lontano.